Quanto fa 7 più 5? 1, 2, fa 12, ma se aspetti lui, qui c'è mare un altro papa, c'è mare. Balbetta? No, Zagaia. Ah, ecco, bravo. Ma tu chi sei? Sei Polida, sua sorella. Io stavo divertendo. Tu stai con me, non con il prete. Perché non venite pure voi qui con noi? Su. Tu stai zitto, prete. Ma che succede? Che è sta spada? Via! E basta! Vengo giù io! Prete! Ah, lui è mezza pagnotta, lui è Michele e lei è Ippolita. Tu, mezza pagnotta, l'hai parata? Ah, prete, messo qua perché fa caldo e per mangiare, non per cantare. Allora, prima gatti e prima mai. Però se non sei buono a cantare? Io sono capace di fare tutto. Ah sì, allora canta. Canta il me sul frumento. Vai, corre, poi corri qui. È sbagliato, le vere parole sono verremo a cena qui. Ma lo sai che sei bravo? Ippolita, che fai? Canti anche tu. Quando sei, ti impari. Aspetta, fammi vedere. Complimenti. Senti, mezza pagnotta, forse non ci siamo capiti. O vieni con me. O resti qui dentro finché cazzo. Ma che hai fatto? Ma no, niente. No, come niente? Guarda come siete conciato, che... Allora Gesù la sollevò da terra e le disse... Ti siano perdonati tutti i tuoi peccati, perché tu hai molto amato. Mezza pagnotta dov'è? Arriviamo! Oh. Arriva la zuppa! Oh. Il vino c'è? Pronto il vino? C'è. Grazie, grazie. Vedi, Persiano, come sono tutti cresciuti, come siamo tutti cresciuti. Sì. Pierotto, che ormai avrà letto più libri di me. No! Si sta per laureare. Michele, che scappa sempre dalla sartoria del padre per venire ad aiutarci e non zagaglia più. Come non detto. Ippolita, la sorella, la sorellina che è diventata una donna bellissima. Grazie. Camillo che è tornato a Roma e speriamo che non parta più perché ci è mancato molto. E Alessandro, che dovrebbe ridere un po' di più, perché dove arriva lui, arriva la luce. Su. Persiano Rosa, cresciuto anche lui, ormai di rosa c'è più poco. Diciamo che c'è più grigio che rosa. E Aurelio, che non ci viene mai a trovare, ma va bene così. Peccato che ne manchi uno. Mezza pagnotta. Si è saputo più niente di lui? No, le solite voci. Dammi tutto quello che c'hai, se no t'ammazzo. Ma io non ho niente. Filippo. Mezza pagnotta. Mezza pagnotta. Filippo.
È successa una cosa meravigliosa. Non sapete chi ho incontrato. Niente da fare. Non c'è traccia. Noi, Filippo, continuiamo a cercare. Polita, stai tranquilla. Vedrai che prima o poi lo troverai. È Dio che stabilisce i tempi e i modi. Andiamo, andiamo a casa. Torniamo. Se sono fatti i tempi buvi. Mezza pagnotta. Sapevo che da qualche parte ci stavi aspettando. Vieni, abbiamo bisogno di te. Vieni. Che fai qui? Vieni. Vattene, Filippo. Devo parlarti. Vattene, Filippo. No, mezza pagnotta, fermo. Vattene, prendene, devi andare. Prima ti devo parlare. Mezza pagnotta. Vattene! Fermati! Vattene, dottore! Devo parlarti, fermo, mezzo. Vattene, ti ho detto, te ne devi andare! E per Alessandro? Tu non lo sai, ma Alessandro è vivo, sta benissimo. E grazie a te ha trovato Dio. Filippo, non so più uno di voi, lo va a capire? Ma tu non sei mai andato via. Sei rimasto sempre qui con noi, nelle nostre preghiere, nei nostri pensieri, ogni giorno. Sì. Filippo, c'è una sorpresa per voi. Sotto il tiro nella landa, da dove il nostro letto. Voi che ma non lo riconoscete. Potrete vedere come rompemmo fiori d'erba. Davanti al bosco cantava l'usignolo e di fiori lei fece un giaciglio. Riderà chi passi per di là, guardate com'è rossa la sua bocca. Sotto il tiglio, là nella landa, noi rompemmo fiori d'erba. Dalle rose potrete vedere dove io posai la testa. E questo è il modo che lei era con me. Stavo questo con non sarà certo mai vergogna. Ma ti rendi conto di quello che era pensato? Lei la donna che volevo per essere chiamato col mio nome. Sotto il tiglio, là nella landa, la radica si abbraccia al giglio. Voi che passate potrete vedere come sono cresciuti insieme. Se solo un anno va con oro poi entra ciolo e chiome. E se ne andò, io amavo uno sparviero, in alto si levò e volò via. Sempre va a caccia di nubi, il vento non può mai fermarsi. Ma la urti, rapini, omicidi, veloce, troppo lento per lei. Non capisci? Io per Filippo posso anche essere il figlio del prodigo. Ma per gli altri sono solo un delinquente. Cos'altro dobbiamo ancora fare per farti capire che ti vogliamo bene? Dai, sbrigati! Che c'è paura? Ma che succede? Filippo, io... Filippo... Ma che, Michele l'ha contagiato? Zagagli? No... È che io non so quanto mi tratterrò, perché... Cioè, non ti aspettavi mica che io mi facessi prete, vero? Perché... E diglielo che ci sposiamo, dai! Veramente? E ho paura che tu non sia contento. Ma come non sono contento? Certo! Viva gli sposi! Si sposò mezza pagnotta. Mangiate, mangiate, mangiate. E via, ragazzi. Mangiate voi. Ce n'è per tutti. Su, forza. Dai, mangiate. Filippo, però dici qualcosa. Ci lasci così un discorso. Due parole. Vabbè. Allora, siate felici che potete.
fissarò